togliere pure le scuole in via generale Gonzaga. No! Ci hanno attaccato nel sepa di Chione, ma nessuno vince. Una problematica seria. Una delegazione di genitori dei 900 alunni della scuola Fiorentino si è radunata questa mattina nei pressi del comune di Battipaglia per protestare contro la decisione dell'amministrazione di chiudere l'istituto in questione e di dislocare gli scolari in altri plessi del territorio. Una scelta contestata in primis per la tempistica con la quale è stata comunicata e poi per le perplessità legate alla dislocazione dei bambini in altre strutture. La domanda è una sola: se non arrivavano i fondi, i bambini a settembre andavano a scuola? E un'altra cosa, ci sto pure che le Fiorentini vengono abbattute, ma perché toccare i padiglioni? Qual è la motivazione? Se tu ci stai spendendo ancora soldi pubblici, è stata messa la guaina a tetto, sono stati puliti i giardini, un padiglione è stato inaugurato per la mensa dei bambini, se voi andate là attualmente ancora stanno lavorando, gli infissi, le porte, qual è la motivazione che tu vuoi buttare giù anche i padiglioni? E perché non fare una manutenzione alle Fiorentine invece di buttarle giù? Perché non vuoi... 900 alunni sbattuti per Battipaglia, mandati alle Marconi che sono ancora più inagibili delle Fiorentino. Mandati alle Marconi, a Via Etruria, ci sono mamme che hanno tre figli. La mattina una alle Marconi, Serroni, una a Via Etruria, Viale della Libertà, un'altra alle Bertoni, Sant'Anna. Ditemi voi, con la navetta metà del comune e metà dei genitori. Io non credo che questo sia... Io non credo che questa sia una soluzione. Lei ci deve dare le motivazioni, il perché vuole toccare anche i padiglioni. Perché non toccare soltanto le Fiorentino? Perché vuole toccare i padiglioni che sono stati costruiti con i fondi del terremoto degli anni 80 e non sono scuole inagibili? I padiglioni per me non si devono toccare. Voi contestate anche il fatto che l'abbiate saputo il 30 agosto praticamente a ridosso? Cioè hanno avuto tutta l'estate, forse hanno fatto mille le vacanze e poi hanno pensato ai genitori che a settembre cambiavano le scuole. E non sembra, non è una cosa giusta, quindi ci deve anche spiegare questo la sindaca. Ecco, voi che cosa chiederete di preciso alla sindaca? Chiediamo che i bambini o vengono messi in una scuola vicina, più o meno, siccome ci stanno i padiglioni, vicino ai padiglioni ci sta il geometra, ex geometra, ex ragioneria che sta via Vittorio Emanuele. Penso che dovranno pagare l'affitto, sicuramente anche per questo forse non verrà fatta questa cosa. E aspettiamo. A voi non piace la dislocazione che è stata immaginata dall'amministrazione? No, perché ci sta chi lavora e chi non riesce, come tempistica, non riesce a portare i bambini al di fuori della zona dove già portava i bambini, questa è la cosa. A parte il problema logistico della dislocazione delle classi, ma soprattutto va a discapito anche della didattica, perché se vogliamo parlare della didattica, la Fiorentino è una scuola all'avanguardia, loro lavoravano con la LIM, avevano i laboratori, avevano i computer per ogni classe. Adesso ci vogliono dare una scuola non agibile senza nessun tipo di materiale, soprattutto ci vogliono far diventare, come tanti anni fa, banchi e sedie. Questa è la fornitura che ci vogliono dare. Non lavoreranno più un progetto didattico, non lavoreranno più con la LIM. Tutto questo dobbiamo ricomprare di nuovo l'abaco di legno e foglio e matita. Questo è ritornare indietro, non è andare avanti. La signora precedentemente ha parlato di padiglioni che non si toccano. Noi su questo argomento non siamo d'accordo per il semplice motivo che c'è una relazione tecnica che sottolinea il fatto che le scuole siano inagibili. I nostri figli in una scuola inagibile non li portiamo, semplicemente chiediamo una dislocazione diversa, anche perché la maggior parte di noi si trova ad avere più figli iscritti in scuole adesso completamente diverse, magari a 4 km di distanza l'una dall'altra, e il che risulta piuttosto complicato essere allo stesso orario in due posti completamente diversi. Quello che chiediamo è una dislocazione più vicina alla nostra zona, anche perché la maggior parte di noi accompagna i bambini a piedi per motivi personali, perché non ha l'auto, perché non può muoversi. Quindi chiediamo semplicemente di essere dislocati in una zona vicina a casa nostra. Le opportunità, le alternative ci sono tanti locali, anche privati, che possono essere affittati. Il comune ci parla che è fuori bilancio. Se si vuole nel bilancio si ci fa rientrare tutto, volendo con una piccola partecipazione da parte di noi genitori, tutto si può fare. Invece di pagare il pulmino, paghiamo magari l'affitto dei locali. Le soluzioni ci stanno, già qualche altro consigliere comunale ha scritto che altre soluzioni ci possono essere. Noi chiediamo semplicemente questo, magari un confronto con la sindaca per cercare di trovare una soluzione migliore.